Hello, children, how are you? I'm fine, thank you. And you? Ciao bambini, come state? Cercherò di non utilizzare la parola coronavirus durante questa prima video lezione. Ci troviamo in una situazione che è incredibile. Non avrei mai immaginato che avremmo chiuso la scuola per diverse settimane, costringendoci a stare a distanza e provare a fare formazione a distanza. Questa è la nuova challenge che abbiamo in questo periodo, provare a riuscire a imparare qualcosa senza purtroppo poterci incontrare, abbracciare, senza le mie urla anche tra l'altro. Quindi cercherò di stimolarvi ugualmente attraverso questo video lezione. Dunque, per prima cosa, ma io so che siete bravissimi, dovete avere il libro a casa, i quaderni, l'abbiamo consegnati la scorsa settimana, sono quelli che non avete ancora ricevuto, sono all'ingresso nella scuola, potete ritirarli. Dopodiché è necessario che abbiate il testo digitale interattivo, scaricando il CD o l'applicazione, e trovate tutte le istruzioni nel retro della copertina del libro Jamboree 4. Una volta che avete il libro digitale, open at page 26 and 27. Abbiamo un'attività di listening, il Bessie Blog, e questa attività ci aiuterà a focalizzare su quanto fatto nella unit. Nella unit, se ricordate, oltre agli incontri con Pablo, abbiamo parlato di data in inglese, come si scrivono i numeri ordinali, e poi abbiamo parlato soprattutto anche di feelings and emotions. E in particolare questo esercizio è rivolto alle date. Dovrete semplicemente scegliere e ascoltare l'esercizio 14 e scegliere la parola giusta tra le due alternative. Questo è un tipico esercizio che potreste trovare anche nei balsi di listening, quindi va bene anche come, diciamo, primo approccio di preparazione per i balsi che ci saranno il prossimo anno. L'esercizio 15, che potete ascoltarlo qua, è un rhyme time, circle the odd one out, listen and check. È un esercizio di fonetica, ne abbiamo fatti tanti sul libretto di fonetica, dove dovete ascoltare le parole e capire quella che ha una pronuncia diversa. Ad esempio, number one, sad, car, dead, bad. È ovvio che la parola che ha una fonetica diversa è car. Provate a farlo da soli. Invece qua, a pagina 27, to be question, osservatela bene, avete la sezione grammaticale dove vengono approfondite e spiegate delle nuove strutture grammaticali. In particolare è il verbo essere. Abbiamo la forma affermativa e la forma interrogativa e la risposta alla forma interrogativa. Ve le leggo. La forma affermativa: I am shy. He is happy. She is naughty. They are noisy. Interrogative form: Are you shy? Is he happy? Is she naughty? Are they noisy? Ed ecco le short answer. Positive short answer: Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, they are. The short answer: Negative. No, I'm not. No, he isn't. No, she isn't. No, they aren't. Poi guardate il fumetto. C'è the principal, il preside, che dice: Are you the new English teacher? E la risposta è: Yes, I are. Secondo voi avrà fatto una bella figura questo insegnante? Penso proprio di no. La risposta giusta è: Yes, I am. Ora, dopo averle lette tante volte, direi che potete anche impararle quasi a memoria, by heart, provate a fare l'esercizio 17.
Read and choose the right option. Leggi e scegli l'opzione corretta. Qua a sinistra avete la forma verbale, qua a destra avete il pronome. Dovete indicare quelli corretti, d'accordo? Guardate infine Watch Out, questa nuvoletta. Is Max good? Yes, he is. Perché è un maschietto. Is Lisa shy? No, she isn't. Perché è una femminuccia. Are Max and Lisa noisy? Yes, they are. In questo caso si risponde col pronome plurale essi. Infine, per verificare se avete capito, vi invito a fare l'esercizio pagina 100 e il sum up di pagina 101. Nell'esercizio 9 dovete rispondere yes, he, she is, oppure negativamente no, he, she is. Nel 10 dovete provare a rispondere a queste domande. Nel sum up provate a farlo da soli come se fosse una mini verifica, d'accordo? La prossima settimana vi darò ovviamente anche le soluzioni, così potrete controllarle. Adesso, carissimi, vi saluto, vi auguro una buona settimana, cercate comunque di vivere positivamente questo momento. Se avete dei dubbi potete sicuramente scrivermi a henrymolli@gmail.com o un messaggio nel numero di telefono. Vi lascerò su Regel tutte quelle indicazioni, anche dei piccoli giochi didattici online per passare bene questo noioso periodo, e anche la playlist dei miei video su YouTube che utilizzo con voi. D'accordo? Un caro saluto. Goodbye!